Allora, ci troviamo a Sant'Egidio la Vibrata, sulla costa adriatica, tra il mare e le montagne. Tra il mare e le montagne perché ci passa veramente pochissimo da arrivare dalla spiaggia fino all'Appennino e vicino al Gran Sasso. Si parla di ventricina, che è il prodotto principe innanzitutto del nostro territorio, della provincia di Teramo. È uno dei salumi che spicca di più, che lo caratterizza maggiormente, ed è il salume sulla quale la nostra azienda ha puntato oggi. Un'azienda che è di origini familiari, via via si è andata ritrasformando dall'allevamento anche alla produzione. Questa budella che cos'è? Lo stomaco del maiale dove si insacca la ventricina della lana originale. Avendo tradizioni e origini molto antiche, la ventricina nasceva come un prodotto molto povero. Veniva semplicemente salata, spezzata con pochissime spezie, ed era un prodotto che aveva la caratteristica di conservarsi. Questo dopo, una volta lavato, noi lo lasciamo per qualche mezz'ora scolare, bella, si asciuga tutta l'umidità. Nel nostro prodotto ritroviamo quegli ingredienti, quelle spezie che sono caratteristiche dei salumi, quindi dal sale marino, rosmarino, aglio, buccia d'arancia, pepe, paprika, peperone dolce, peperoncino. Allora, procediamo con l'insacco del prodotto, che è stato preparato con tutte le spezie necessarie, tutti gli ingredienti necessari di altissima qualità, con il budello dello stomaco del maiale. È un budello importantissimo che contribuisce al risultato finale della stagione del prodotto e anche nella sua forma caratteristica. Ok ragazzi, ci siamo. L'intuizione anche di nostro padre è stata quella di modificare molto il prodotto originale, ma comunque preservando le sue caratteristiche fondamentali, che sono appunto la consistenza spalmabile, la sua conservabilità grazie ai tagli della sugna. Abbiamo cercato quindi di dare al prodotto tutti quegli elementi che potessero, quando lo si assaggia, in un attimo raccontare il territorio. Ecco il neonato. Lo chiudiamo, una volta chiuso mettiamo un pezzo di budello sopra, si incolla e si sigilla e non entra un filo d'aria. Ragazzi, il gioco è fatto. E ecco, c'è tutto il contesto familiare su cui puoi contare sempre, nonostante a volte comunque ci sono delle difficoltà proprio anche emotive nella gestione quotidiana del lavoro, questo è indubbio, però poi c'è sempre l'aspetto della forza da famiglia che comunque non viene mai a mancare nei momenti di difficoltà. Lì rimarrà per circa 10 mesi, anche un anno, poi in base non c'è una stagionatura precisa perché, come abbiamo detto, la dimensione del budello può cambiare. Quindi ecco, la tradizione ritengo che ci fornisca l'input, lo stimolo di partenza per capire che cosa si vuole fare, e poi da lì comunque sta al produttore, sta alle scelte aziendali innovarsi e mettersi sul mercato. Se l'assaggi crudo sul pane c'è la sua eccellenza, ma se la scaldi si esalti i sapori ancora più profumati. Perciò invitiamo tutti quanti ad assaggiarla per vedere questo miracolo della natura. Quando tutti ti dicono oh, è buono, è un bel prodotto, è eccezionale, vorrei acquistarlo, allora vuol dire che stai facendo la cosa giusta.